Segnale News. Giorno importante, domani si spera. Vera l'avvertenza frusinate, perché nella sede distaccata della Regione Lazio, qui a Frosinone, ci sarà l'incontro per l'avvertenza frusinate stessa. Dunque c'è grande attesa tra i lavoratori, tra coloro che sperano di riavere un impiego e soprattutto tra chi è stato poi l'artefice di questo sodalizio, dell'avvertenza frusinate. Ne parliamo con un altro dei rappresentanti, Tiziano Ziroli. Benvenuto Tiziano. Ciao, grazie, buongiorno. Allora Tiziano, voi siete qui per fare un appello, no? Affinché domani ci possa essere davvero la più ampia partecipazione possibile. Sì, domani noi saremo lì sotto perché... Allora, una premessa è questa: noi ci farebbe piacere questa volta che almeno uno di Vertenza Frosinate potesse essere seduto al tavolo ad ascoltare proprio con le proprie orecchie ciò che verrà detto e ciò che verrà scritto sui vari documenti, perché ricordiamo che il 27 maggio, al primo tavolo regionale che ci fu, sempre qui a Frosinone, Vertenza Frosinate non fu invitata al tavolo, anzi fu esclusa dal tavolo. Quindi a noi farebbe piacere se domani almeno qualcuno ci facesse essere presenti, perché certo. Purtroppo c'è anche un po' di non fiducia in chi è presente al tavolo, perché noi il 27 maggio avevamo portato delle proposte e alla fine uscì tutt'altro, il famoso documento dei 74 sindaci. Quindi detto questo, noi domani comunque saremo presenti lì sotto. C'è questo decreto del Ministero firmato che dichiara lo stato di crisi del territorio, quindi noi chiediamo a tutti i disoccupati, ai lavoratori, ai commercianti, a chi pensa che questo territorio ha bisogno di questo, che il tutto venga portato avanti a buon fine questa volta, di essere presenti lì sotto, perché abbiamo veramente bisogno che quello che uscirà da quel tavolo soprattutto sia chiaro e trasparente, che non ci siano insomma i soliti inciuci che purtroppo la politica ci ha abituato in questi ultimi tempi, e soprattutto che ci sia almeno chiaramente ci dicano i tempi, i modi, soprattutto si parlerà in questo decreto, si legge che c'è la cassa integrazione in deroga, ma la cassa integrazione in deroga è da capire cosa intendono, se intendono la cassa integrazione in deroga come cassa integrazione o se si sono confusi con la mobilità in deroga, che sono due cose totalmente diverse. Beh, perché sappiamo che i disoccupati purtroppo non sono in cassa integrazione, ma in mobilità. È quello, perché siccome, sai, purtroppo c'è da spiegarla bene questa cosa, perché ci è capitato delle volte di incontrare politici che confondevano cassa integrazione con mobilità. E la spiego: la cassa integrazione è uno strumento conservativo del posto di lavoro, la mobilità esatto. Ti espelle dal mondo del lavoro, e siccome le mobilità sono terminate, a dicembre di quest'anno termineranno anche altre, Marazzi, Marangoni, Mersen, Utzman, tante altre aziende, quindi è da capire loro cosa intendono. Poi si parlerà di questi, sicuramente si parlerà di questi famosi 500 euro che dicono sono destinati ai disoccupati. Capire come andranno spesi, a chi saranno dati, in che modo, in che termini. Quindi il nostro appello è domani, e tutti i disoccupati e chi dicevo tutti i cittadini in generale, di essere presenti lì sotto, perché sarà una giornata importante, può essere una giornata di svolta per tutto il territorio della provincia di Frosinone. E noi ce l'auguriamo, ovviamente per questo abbiamo voluto dare ancora una volta voce all'avvertenza frusinate, ovviamente anche noi con i nostri contenitori nel nostro telegiornale saremo ben attenti a cosa accadrà all'interno e all'esterno del Palazzo Regionale. Ringrazio Vertenza Frusinate, ringrazio Tiziano Ziroli, grazie Tiziano. Grazie a voi. Ed è tutto per questo Segnale News, la linea allo studio. Segnale News.